Ciao a tutti. Ciao. Ma non so cucinare. Allora, ma fatemi dire due cose che vado di corsa. Allora, innanzitutto premesso che non dico tutti, ma molti di quelli sono degli chef veri. Io posso essere un ottimo comunicatore e sono comunque lusingato del premio, sia per chi mi ha votato che per chi mi stima qui in sala, però non sono capace a fare dei ringraziamenti. A me sta cosa è un po' una soffiata, me l'ha notata, quindi in treno ho scritto due righe. Le volete sentire? Sì. Non so se vi conviene. Sì. Dai, tengo il microfono io, vai. Grazie. Che ti emozioni, te. No, tieni la poesia. La poesia? Sì. Africa. Bene. Benissimo, questa poesia si chiama L'immortacci vostra. L'immortacci del mondo tutto. E l'immortacci tua. Sì, poi tua. Come lo schiaffo del soldato, l'immortacci di chi fa beneficenza, per darsi una lustrata alla coscienza. Così che poi guardandosi allo specchio con soddisfazione può dire, pure oggi, Ermon Zarbo, ammazza, sto diventando carbo. Mortacci degli vegetariani, vegani, eppure degli fruttariani, che mangiano sano, colorato, bio e senza dolore. Ma quanto siete belli. Avvicinatevi un po'. Devo dire una cosa. No, tranquilli, ho già mangiato. Non è finita, aspettate. Distruggono più le vostre innaturali convinzioni e la vostra ignoranza che tutto ciò che vi illude di combattere. Quindi è meglio che ricominciate a mangiare un po' di ciccia. Prima di svegliarvi con la testa di cavolo nel letto e la terza mondiale che vi squaccia il tetto. Mortacci degli fanatici, tutti. In particolare degli fanatici di cucina, di quelli che ci riempiono la bocca e di chi gliela fa riempire. Pare sempre che stanno a parlare di un intervento a cuore aperto. O peggio, alla capoccia. Dicono ad averci il gran segreto. Sì, de Pulcinella. Gira qua. Mortacci della polizia violenta, impunita e mal istruita. De quel cameratismo fatto le pacche sulle spalle che infanga, imbroglia e cospira e fa. Frate, hai fatto bene. Era un poco del buono. Meglio a te che a me. L'immortacci mia, sì di mia, che ancora mi ci avvelenò il sangue queste cose, ma invece di raccontarvi tutte queste fregnacce, per vedervi fate sì con la testa che fate tanto, sempre come cazzo vi pare, non me ne potevo sta bello a cucinare, c'avevo pure la pasta da controllare, ecco, si è scotta, e mo' da buttare, grazie. A parte questa citazione della 25esima ora rivista in treno, grazie sentito veramente a tutti quanti. Ciao! Ciao! Wow, guarda, è stranissimo. Allora adesso c'è un premio speciale, quindi chiamo qui.